Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una fantastica torta al cioccolato e fragole. Un abbinamento classico intramontabile che piace sia a grandi che piccini. E noi ve lo porteremo con due novità straordinarie che faranno impazzire tutti i vostri invitati. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 5 uova e 180 g di zucchero semolato. Montiamo con le fruste elettriche per 10 minuti. Aggiungiamo 150 g di farina 00 e 40 g di cacao amaro. Amalgamiamo gli ingredienti con una frusta dal basso verso l'alto, con delicatezza, avendo cura di non smontare le uova. Infine aggiungiamo 16 g di lievito per dolci e mescoliamo per bene. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro con carta forno sul fondo e burro sui bordi e ci versiamo l'impasto all'interno. Con un bastoncino formiamo dei cerchi concentrici partendo dal centro verso l'esterno. Cuociamo a forno preriscaldato 180 gradi statico per 30 minuti. Nel frattempo ci occupiamo dello sciroppo. Quindi mettiamo in un pentolino 25 g di cacao amaro, 25 g di zucchero di canna integrale e 250 ml di acqua. Mescoliamo per bene e cuociamo per 5 minuti da quando inizia a bollire. Ecco qui lo sciroppo pronto. Lasciamo raffreddare fino al bisogno. Sforniamo il pan di spagna e lasciamo 5 minuti a raffreddare. Poi lo giriamo su una graticola e togliamo teglia e carta forno. Lasciamo raffreddare completamente. Adesso prepariamo la crema. Quindi mettiamo in una ciotola 1 kg di mascarpone, 150 g di latte condensato e 500 g di panna zuccherata già montata poco alla volta. Infine aggiungiamo i semi di vaniglia e continuiamo a mescolare. Mettiamo da parte fino al bisogno. A questo punto ci occupiamo delle perle alle fragole. Quindi in un pentolino mettiamo 100 ml di succo di fragole biologico e 2 g di agar agar. Non utilizzate la colla di pesce perché non riuscirete a realizzare il prodotto. Mescoliamo per bene e facciamo cuocere per 2 minuti da quando il composto inizierà a bollire. Subito dopo travasiamo in una ciotola. E quando arriverà ad una temperatura compresa tra i 57 e i 60 gradi, potremo utilizzare il liquido. Per completare il processo, avremo bisogno di un bicchiere con olio di semi di mais messo in frigo per almeno 5-6 ore. Deve essere molto freddo. Con una semplice siringa estraiamo parte del composto e facciamo cadere delle gocce nell'olio per formare le perline. Farne troppe in fretta porterebbe a surriscaldare l'olio e quindi fondere le palline. Quindi suggeriamo di farne poche alla volta. Dopo averne fatte una discreta quantità, travasiamo le perle e le sciacquiamo in acqua fredda più volte per eliminare l'olio. Asciughiamo con delicatezza le perle su un pezzo di Scottex e voilà! Mettiamo da parte fino al bisogno. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi prendiamo un piatto da portata e ci spalmiamo una noce di crema. Abbiamo tagliato il pan di spagna in tre parti uguali, di cui mettiamo la base sopra alla crema. Inumidiamo il pan di spagna con la bagna al cacao.
Mettiamo circa 300 g di crema sopra al pan di spagna bagnato e l'andiamo a livellare con una spatolina. Prendiamo delle fragole tagliate a fette e le asciughiamo con dello Scottex. Le posizioniamo su tutta la superficie. Spalmiamo una noce di crema sopra ad esse per far aderire il prossimo pan di spagna, che andiamo ad appoggiare sopra con delicatezza. Procediamo come prima, quindi bagniamo la torta, mettiamo lo stesso peso di crema e poi le fragole. Mettiamo nuovamente una noce di crema sopra e appoggiamo l'ultimo strato di pan di spagna. Lo bagniamo per bene con la salsa al cacao. Infine copriamo interamente la torta di crema. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Qui con noi abbiamo 30 g di chips di fragole disidratate al forno. Le abbiamo tagliate a fette sottili e stese su una teglia con carta forno. Poi le abbiamo essiccate a forno ventilato 60 gradi per 2 ore, con lo sportello aperto da un cucchiaio di legno. Le frulliamo finché diventeranno una polvere fine. Nella crema restante andiamo ad aggiungere la polvere di fragole, che andrà ad arricchirne il suo gusto. Mettiamo in frigo per un'ora. Riprendiamo la torta dal frigo e con la crema messa in una sac à poche creiamo dei fiori su tutta la superficie della torta. Per coprire i buchi, ai lati della torta facciamo dei ciuffi. Concludiamo posizionando le perline al centro dei fiori con delicatezza. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta al cioccolato e fragole. Nella sua semplicità è una torta davvero straordinaria. La bagna ha inzuppato perfettamente il pan di spagna, rendendolo soffice come una nuvola. Inoltre la crema è bella vellutata e le fragole donano un tocco di freschezza che completa la torta. Inoltre queste piccole palline, quando sono messe sul palato, sembra proprio di mangiare del succo di fragola. È una torta davvero pazzesca, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.